E quindi ci colleghiamo con la dolceria Sapone. C'è bisogno di gustare qualcosa di dolce a quest'ora, sì, perché la vita è già tanto amara. Poi in questo periodo di Covid-19, che cosa vi devo dire? Tra colori vari, rosse, arancioni, insomma, non è un buon momento per tutti noi e figuriamoci per coloro i quali sono al lavoro come Eustachio Sapone, che ha ricevuto qualche settimana fa il premio Puglia Food Award per la categoria dolci. Perché ti è stato dato questo riconoscimento? Cosa in particolare ha fatto Eustachio Sapone per meritare questa attenzione? Ma innanzitutto saluto a tutti, buon pomeriggio. E niente, stiamo parlando di questo premio che mi è stato conferito qualche settimana fa. Come hai ben spiegato, si tratta di un riconoscimento come miglior negozio di dolci della Puglia. Questo premio, che non è altro che l'Italy Food Award, è, diciamo, l'Oscar delle eccellenze italiane, che è premiata non solo la categoria pasticcini, ma viene premiata anche la categoria, che ne so, per dire, conserve di frutta, conserve di vegetale, insomma, vengono premiate tutte le categorie, diciamo, agroalimentari. E, insomma, diciamo, con un bel po' di orgoglio posso dire che tutta la squadra Dolci da Sapone è riuscita a portare a casa questo riconoscimento. A prescindere dall'importanza, è una chiavetta, insomma, che per tutti quanti lavora tutti i giorni, diciamo, fa piacere ricevere, perché alla fine vuol dire che il lavoro che fai, il segno, la fattura che ti metti, non è proprio vanificata, ma realmente serve a qualcosa. Vogliamo, Poi, Eustachio, vogliamo guardarti meglio nella tua immagine, un po' più su, un po' più su, sì. E allora dicevo, ma si hanno premiato anche magari l'idea, la nuova, qualcosa di nuovo, una nuova creazione, o l'attività in generale. Che cosa gli hai proposto? no, io praticamente ho proposto la mia candidatura come pasticceria. Quella sera però, diciamo, quello che hanno potuto degustare i giudici di questo premio è stato un panettone particolare fatto con solo prodotti pugliesi, che avevo in cantiere da un paio di anni, sinceramente. È arrivato il momento di tirarlo fuori e forse questa era l'occasione giusta. E, insomma, c'è questo panettone che sto dando un'anticipazione agli amici di Televike, perché è una sorpresa che uscirà fra 15 giorni. È un prodotto fatto solo con prodotti pugliesi, dove, diciamo, la Puglia viene valorizzata per quello che è, come terra, come territorio, come cultura. Siamo riusciti a racchiudere un panettone tutta la pugliesità, permettetemi il termine, però tutta la pugliesità. Verrà, insomma, è tutto un progetto nuovo, vi prometto che l'anteprima l'avete voi prima della comunicazione ufficiale. E questo panettone che hanno potuto assaggiare è un panettone fatto con vitti secchi del Salento, agrumi del Galgano e del Tarantino, tutti gli odori della Puglia Barese racchiusi in questo panettone, che hanno potuto assaggiare sia gli ospiti della serata, della cena di gala che si è svolta a Lecce, sia come giudici di questa manifestazione. Eustachio, Sinceramente, addirittura il finocchietto selvatico della Murgia Barese, il finocchietto selvatico. sì, c'è del finocchietto selvatico all'interno del panettone. E quindi si può assaporare il panettone artigianale e allo stesso tempo questi profumi, si può sentire questo profumo della nostra Puglia. Ecco, sicuramente hanno partecipato diverse aziende. È importante, questo è il premio? Sì. Sì, è la solita coppa, siccome si svolgeva in Puglia, hanno pensato a questo fumo, diciamo, di grottaglie, che sinceramente è molto, molto caratteristico e, diciamo, è molto legato poi a quello che è al progetto che stiamo facendo per questo panettone qui. Eustachio,
ci scuserai se io riporterò, spero il più possibile fedelmente, le osservazioni di chi ci ascolta. E che quindi sì, è bello il premio, ma preferisce invece guardare il panettone, guardare i prodotti, perché diciamo la verità, il premio resta a te, tutto quello che tu produci va a noi e quindi noi che siamo in questo periodo in crisi di cose diciamo positive abbiamo bisogno di un bel po' di dolcetti e di gustare questi panettoni. Ma io posso capire il panettone a Natale, ma il panettone ad agosto? Com'è questo panettone d'agosto? Beh, chi mi segue sa che sono esattamente 12 anni che faccio il panettone d'estate. Oggi è diventata una moda, ma noi sono esattamente 12 anni, con 2020, faccio il panettone d'estate. All'inizio sembrava una follia, poi pian piano diciamo, i nostri clienti, i nostri amici ci hanno sempre seguito. È diventata una cosa, diciamo, è come la ciliegia a Natale, quella cosa particolare che non può mancare. Quindi a Ferragosto concediamoci una pausa, con una pausa insomma dalla, diciamo, dalla normalità, con, diciamo, con una pezza di panettone da gustare sulla spiaggia. Devo dire la verità, è più buono d'estate il panettone che a Natale, perché le temperature aiutano a far sì che l'impasto sia a caldo al punto giusto, per poter apprezzare tutte le qualità organolettiche. Sembra una sciocchezza, però noi a Natale siamo, tra virgolette, costretti, o meglio, buona norma, mentre il panettone da riscaldare, abbiamo sempre fatto vicino al caminetto, sul termosifone, per far sì che la temperatura del prodotto raggiunga almeno 28-30 gradi. In estate, però, c'è già 30 gradi, quindi hai una degustazione del prodotto veramente, diciamo, perfetto. Quindi è vero che è fuori luogo il panettone d'estate, però è il momento in cui si può degustare veramente bene. Sarà fuori luogo, ma è buono, è molto buono. Un po' più su, un po' più su la telecamera, ti voglio guardare bene negli occhi, visto che hai tolto gli occhiali, che con queste mascherine si appannano le lenti. Dal 2005, caro Eustachio, si lavora dal 2005 nella tua città natale, che ti avrà dato buone soddisfazioni, penso, sia dal punto di vista diciamo professionale, che anche negli affetti, in quelle amicizie che ti hanno stimolato e ti hanno incoraggiato magari anche nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo in questo periodo di Covid-19. Purtroppo hai detto una cosa vera, perché comunque sono tornato a casa per gli affetti. Sono contento di essere tornato a casa, perché diciamo avrei perso gran parte del mio essere se fossi rimasto fuori. Devo dire la verità, oggi come oggi ho fatto la scelta non giusta, l'unica scelta possibile era quella di tornare a casa. Poi sinceramente, a prescindere da quello che offre la nostra qua viva, insomma, vivere la vita di paese, vivere insomma le amicizie, le conoscenze, sono delle cose che non hanno prezzo, e che alla fine diciamo potresti anche accettare, tra virgolette, il compromesso di vivere, tra virgolette, al sud, perché comunque per me vivere al sud è un regalo che non tutti possono ricevere. Quindi sono contento, perché come hai detto tu, in questo periodo di Covid, il fatto di poter contare su amicizie, su conoscenze, è l'unica cosa che ti permette di rimanere insomma attivo, perché comunque è nel nostro essere, è attivo o meno. Però ti aiuta insomma a passare questo periodo in maniera diversa. Cioè sai benissimo che qui, se vuoi contare su qualcuno, un amico riesce a trovare. Dobbiamo approfittare l'occasione per ricordare che il panettone artigianale da te prodotto è stato premiato nel 2017 come miglior panettone artigianale d'Italia nel concorso Mastro Panettone. E quell'anno vinse sia tutte e tre le categorie in concorso, c'era il miglior panettone di Puglia, ma non miglior panettone d'Italia tradizionale e miglior panettone d'Italia al cioccolato. Vinse tutte e tre, dopodiché mi è stato diciamo proibito di partecipare a quel concorso.
quindi diciamo, mi accontento di questi altri premi, non legati al progetto, perché in questo momento sono, come si può dire, in termine calcistico, una testa di serie, quindi non posso partecipare. E domani, tra l'altro, si svolge la finale a Milano di Passo Paiettore, dove verrà decretato il miglior paiettore d'Italia nel 2020. Chiaramente il streaming è tutto, insomma, visto che io sono giudice di questa manifestazione, stabilire quanto è il paiettore d'Italia. E quindi, caro Eustachio Sapone, sei passato dal produrre al mangiarlo il panettone. Ben comodo e seduto. No, mangiamo, è sempre un piacere. Ci manca, lo dice a noi che siamo golosi. Ti offendi se qualcuno ti ha già chiamato, ti potrebbe chiamare Mister Panettone? No, non mi offendo, perché comunque nella mia vita lavorativa da bambino sono stato prima riconosciuto per la cipolla. Diciamo che associava il nome Sapone alla cipolla, in questo momento associa il nome Sapone al panettone, quindi non penso che sia un'offesa, ma sia un aggettivo qualificativo personale, lo prendo così. Perché nei paesi succede che poi si trovi un nome, un qualcosa da affibbiare a chiunque, quindi Mister Panettone, per noi quindi oggi Eustachio Sapone e Mister Panettone. Ma ci saranno sicuramente novità che apprezzeremo nel prossimo Natale, che ci auguriamo possa essere l'occasione per poter stare liberamente in famiglia con i propri cari e quindi ritornare e rinnovare le nostre tradizioni. Questo è il lavoro che ci facciamo un po' tutti, spero che non rimangano auguri ma diventi una realtà. Non sarà semplice, sicuramente non sarà semplice, però penso che con lo sforzo di tutti qualcosa riusciremo ad ottenerlo. Perché, credimi, io fino a stamattina convinto che non ci avessero assegnato la zona arancione, ma poi alla fine, come tutti abbiamo visto, ci hanno assegnato alla Puglia questa zona arancione. Sicuramente meritato, perché alla fine sono convinto che chi ci governa qualcosa la sappia, perché se vado a pensare insomma che quelli non capiscono ci rimango male, però speravo insomma di riuscire a prendere, diciamo, la zona gialla, insomma a vivere un Natale forse un po' più sereno. Però vediamo l'evolversi di questa benedetta curva, speriamo insomma, di poter cantare vittoria per un mese, così insomma, come ben detto, ci godiamo almeno le festività natalizie con tutta la famiglia. Altrimenti comunque non rinunceremo a un buon panettone, almeno quello. Questo noi ci saremo. E questo dipende molto dalla nostra responsabilità, dalle nostre attenzioni, sappiamo bene, mascherina, lavarsi spesso le mani, igienizzarle, insomma tenere la distanza. Magari c'è chi, approfitto l'occasione per dire una cosa molto semplice e scontata, ma c'è chi magari prende l'ascensore senza indossare la mascherina, senza pensare che in quell'ascensore poco prima può essere entrato qualcuno che è positivo, asintomatico. Insomma, bisogna fare maggiore attenzione, perché l'attenzione di tutti porterà quella curva maledetta a scendere finalmente, perché provoca tanti danni non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista economico. Ma oggi noi vogliamo proporre uno spazio positivo, quindi tralasciamo questo Covid, altrimenti strumentalizzerà anche questo nostro dire in questo nostro appuntamento. Se ti dovessi chiedere di andare dietro le quinte, dove si preparano questi manicaretti, potremmo farlo, lo facciamo, che mi dici, maestro pasticcere? Mentre Nico mi fa vedere un po' di pasticcini, vado ad aprire le porte del nostro laboratorio. Sì. Dove ci troviamo adesso, maestro? Maestro è un titolo che non mi appartiene, mi accontento di attacchi da fuori, a prescindere.
Niente, io ci troviamo nel laboratorio dove facciamo tutti le pareture. Il lievitatore, immaginate un frigorifero che invece che produrre aria fredda produce aria calda. È l'ambiente ideale per il proliferare del lievito. Insomma, come tutti sappiamo, insomma, quando facciamo un impasto lievitato, che sia il lievito naturale o che sia il lievito di birra, il calore aiuta la lievitazione. Quindi abbiamo queste celle di lievitazione, anche questa, oltre a questa abbiamo anche una un po' più grande, dove mettiamo sia l'impasto che i panettoni a lievitare. Il lievito naturale è alla base dei nostri panettoni, viene accudito quotidianamente, viene chiamato lievito madre anche perché senza di lui un prodotto di qualità, un panettone di qualità non si può fare. In commercio ci sono tanti panettoni, a volte anche dove c'è scritto lievito madre, ma alla fine c'è poco di lievito madre. L'impastatrice a braccia tuffante si chiama così, se vedete proprio dal movimento diciamo, di queste braccia, che sembrano proprio le braccia, diciamo, umane. Insomma, il macchinario riproduce quello che è, il lento impastare, diciamo, delle braccia, diciamo, come si faceva una volta. Alla fine, per grandi quantità, ci sono queste impastatrici particolari che ripetono quello che è o meglio, simulano quello che è il movimento, delle braccia dell'uomo. Come potete ben vedere, i panettoni sono messi in posizione, diciamo, a testa in giù, capovolta, perché, la struttura del panettone è veramente molto soffice. Come struttura si stabilizza solamente dopo 12 ore, diciamo, dopo essere cotti. Quindi per questo motivo li infilziamo con questi, diciamo, spilloni d'acciaio e vengono messi capovolti finché, diciamo, si raffredda la struttura interna e quindi ci permette di rimetterli in posizione tradizionale e non, diciamo, non si sgonfiano. Se non facessimo questo procedimento, invece che dei panettoni troveremmo delle focaccine all'uscita dal forno. Grazie a tutti per averci seguito, rinnovo l'invito al grande Gino Maiulli se vogliamo fare una puntata speciale sulla lavorazione del panettone. Salutiamo Nico dall'altra parte del telefono che non si vede, ma adesso lo Grazie. vediamo. Ada, se chiami i collaboratori così vi facciamo fare un saluto. Ciao, saluto. E a presto su questa stessa emittente.